bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come. Gli occhi più attenti non han potuto fare a meno di notare un gesto di Alfonso Signorini. Il progetto sembra ambizioso, li vuole, insieme punto a Alfonso Signorini. Il conduttore del GF VIP, si sa, non si ferma mai. Ogni volta che finisce un'edizione, dopo qualche settimana di pausa, la squadra di produzione e redazione torna repentinamente al lavoro per quella successiva. Trovare nuovi concorrenti, nuovi opinionisti e cercare di armonizzare e precisare ogni dettaglio è un lavoro che richiede mesi di impegno e costanza. Nelle ultime ore, quindi, Alfonso Signorini sembra avere già puntato gli occhi su alcuni prossimi protagonisti del GF VIP 7. Oltre a questo, però, un dettaglio non è sfuggito ai più attenti. Questa volta non teme nessuno, a dirigere quel programma vuole proprio loro due. Alfonso Signorini, per il GF VIP parti alle idee chiare. Alfonso Signorini con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all'interno del GF VIP e, dal momento in cui si sono innamorati, non si sono più lasciati. La loro storia d'amore prosegue a gonfie vele ed è ormai diventata ufficiale, tant'è che entrambi conoscono e frequentano i genitori uno dell'altra e viceversa. Il GF VIP è stato per loro anche un'ottima occasione di farsi conoscere. Pierpaolo Pretelli è stato chiamato e invitato in diverse trasmissioni televisive e, anche se non sempre di successo come Domenica In, ha inaugurato la propria carriera come co-conduttore e spalla. Giulia Salemi, dal canto suo, non si è di certo trattenuta e l'anno scorso, per esempio, ha co-condotto il GF VIP Party, mostrando tutta la sua ironia e semplicità. In questi giorni i due si trovano a Mykonos in vacanza e qui hanno incontrato Alfonso Signorini, con cui hanno scattato una fotografia. I fan, però, ci hanno visto ben altro rispetto al classico selfie da vacanza. Secondo molti, Signorini li vorrebbe in coppia per condurre il GF VIP Party della prossima edizione del Grande Fratello. A scatenare i dubbi è stato soprattutto Pierpaolo Pretelli, che si è fermato a Mykonos sì e no per 24 ore, proprio come se avesse un appuntamento ben preciso con una persona. Per i due sarebbe un vero e proprio salto di carriera. Non ci resta che attendere nuove notizie e scoprire se davvero questa proposta sia accaduta, tempo al tempo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.